E ICMA 2021 stand Yamaha, una delle novità più interessanti e anche un po' a sorpresa è il nuovo T-Max. Sì, siamo all'ottava generazione, un modello iconico che ha inventato il segmento degli scooter sportivi e che abbiamo lanciato nel 2001 in colorazione gialla e si ripresenta quest'anno nella sua colorazione gialla. Allora, io avevo provato la penultima generazione, la base tecnica, quindi il motore rimane sostanzialmente quello, pur essendo poi stato aggiornato ad Euro 5. Le novità più importanti, qui diciamo che c'è anche un richiamo a un modello della concorrenza che aveva puntato forte sull'alto tecnologia, sono proprio la strumentazione che è nuova ed è connessa, e poi c'è un'estetica rivista. Il design è completamente rivisto, sia il frontale che il posteriore, le parti laterali si ispira alle moto sportive Yamaha, ma la vera novità dal punto di vista digitale è lo schermo TFT a colori 7 pollici iperconnesso con le mappe Garmin, quindi delle vere mappe, non solo le frecce da roadbook, che ti permettono di avere un'esperienza digitale unica. Diciamo che va quasi oltre a quello che vediamo anche in campo automobilistico, perché abbiamo una strumentazione 7 pollici, veramente anche dal vivo fa un certo effetto. Le funzionalità, diciamo quelle legate all'utilizzo del cellulare, come si coniugano con la sicurezza, quindi con appunto il motociclista che il cellulare ovviamente non può tirarlo fuori mentre guida? Ovviamente c'è una connessione che può essere via Bluetooth, USB o anche Wi-Fi. Ovviamente per poter avere sia le informazioni a voce del navigatore bisogna avere un dispositivo auricolare Bluetooth, si vedono all'arrivo delle chiamate e nel caso che ovviamente uno ha un dispositivo auricolare Bluetooth può rispondere, invece nel caso della messaggistica può essere letto solo a mezzo fermo parcheggiato. Quindi abbiamo uno strumento completo, molto, molto grande a livello proprio di dimensioni, a livello di dati che vengono indicati. Abbiamo la possibilità di navigarlo con i comandi al manubrio che diventano, c'è un joystick, cioè diventano diciamo complicati da un certo punto di vista, ma sembrano molto studiati appunto dal punto di vista dell'ergonomia. Sì, l'ergonomia, abbiamo deciso di pilotare tutte le funzioni, quindi poter cambiare la visualizzazione e le informazioni che sono sui vari menu tramite un joystick, quindi si può azionare facilmente con il pollice, mai lasciando le mani dal manubrio, e anche con i guanti. E quindi da un lato la tecnologia, dall'altro un'estetica che diventa sicuramente accattivante con un frontale rivisto, molto motociclistico, ma anche alcuni altri dettagli come il manubrio, come la piastra diciamo del manubrio, e anche a livello tecnico richiamano ovviamente la sportività, dove il T-Max diciamo nel suo segmento è leader. Assolutamente sì, infatti oltre dal manubrio che si vede impresso fusione d'alluminio, le ruote sono col trattamento spin forged, quindi alleggerite rispetto, quindi sono le masse non sospese, quindi anche qui sportività, agilità, dinamicità, questa nuova generazione è migliore rispetto alla precedente. E in quanto a versioni, prezzo e disponibilità? Allora, in quanto a versione rimane le doppie versioni, quindi il T-Max e il T-Max Max. Disponibilità da aprile, il T-Max costa 12.699 e il T-Max Tech Max 14.899.